Grazie. Thank you so much. My name is Lina Khalife. I come from Jordan in the Middle East, and I'm 32 years old. And I started SheFighter because actually my background is in taekwondo and martial arts. Quindi grazie a tutti. Funziona? Ok. Grazie a tutti. Mi chiamo Lina Khalife, ho 32 anni e vengo dalla Giordania in Medio Oriente. E ho iniziato questa attività SheFighter perché in realtà ho un background in arti marziali. So actually when I was studying at the university, a friend of mine, she got beaten up by her brother and father, and when she came to the university, she had all bruises on her face. E quando ero all'università, una mia amica si è presentata appunto a lezione con delle ferite sul corpo perché era stata picchiata dal padre e dal fratello. So when I asked her, why don't you do something, why don't you report to the police or something, she said, we can't do anything. E quando le ho chiesto perché non sei andata a denunciare il fatto alla polizia, lei mi ha detto perché noi non possiamo farlo. So because of my background in martial arts, I decided to do something. I started training women self-defense at the basement of my parents' house. E dal momento che appunto avevo questo background in arti marziali, ho cominciato a offrire questi training per le donne appunto nella cantina della casa dei miei genitori. Of course I was taking it as a hobby, I was not taking it seriously, I just wanted to help women how to defend themselves and how to stand up for themselves. Quindi lo stavo facendo questa cosa appunto con l'obiettivo di rendere le donne più consapevoli del loro ruolo appunto e di far aumentare in qualche modo la consapevolezza in loro. But actually I decided to start the first self-defense studio for women, SheFighter, in 2012. E ho deciso di creare appunto un'attività, un business, quindi legato a questa idea nel 2012, e questo business si chiama SheFighter. Because I felt it's actually helping women and empowering women and changing their lives. Perché penso che sia importante appunto per aumentare la consapevolezza nelle donne e per cambiare la loro vita. Of course when I started SheFighter at the beginning everybody told me this business is gonna be shut down. E quando ho cominciato tutti quanti mi dicevano che non sarei durata, che la mia attività avrebbe chiuso subito. And it's gonna fail because women are not interested in any kind of martial arts and self-defense and women empowerment. Perché le donne non sono interessate a nessuna attività legata appunto al combattimento, alle arti marziali e nemmeno nell'aumentare la propria consapevolezza. But of course other people, so I believed in SheFighter and I believe that women need it in the society. Ma io in realtà avevo una visione diversa, pensavo che questa attività fosse necessaria e penso che le donne abbiano anche un altro ruolo nella società. So since the opening we have trained and empowered more than 12,000 women so far, all over different countries. E da quando abbiamo aperto siamo riusciti appunto a coinvolgere circa 12,000 donne in varie parti del Medio Oriente. Of course we faced lots of challenges. One of the challenges, one of the men whose wife was training at SheFighter, he sued me because he's an advocate, a lawyer. Yeah, lawyer, sorry. Mixed languages. E abbiamo avuto molti problemi, tra cui anche una causa che ci è stata rivolta dal marito di una delle donne che aveva deciso di partecipare a questa iniziativa in quanto appunto lui era avvocato. So he sued me because his wife had a problem with him at home and she actually used self-defense on him, so she punched him. Sì, appunto lui l'ha denunciata perché la sua moglie, dopo aver preso parte a questi trainings, appunto l'ha picchiato perché aveva imparato appunto delle tecniche di autodifesa. So he sued SheFighter and he sued me in court legally. So I had to hire a lawyer. Of course at the beginning I thought it's a joke, this is not happening. Then I had to hire a lawyer and I had to solve it legally in court. All'inizio l'avevo preso come uno scherzo, ma poi mi sono resa conto che in realtà era una cosa seria. Mi sono dovuta addirittura munire di un avvocato per difendermi appunto in tribunale. Another challenge is also women in society. Un'altra sfida sono le donne nella società. They don't want to get out of their comfort zone. Perché non vogliono uscire appunto dalla loro zona di comfort, dal loro da quello che conoscono. It's easy to be dependent on men and it's easy to not be in control and responsible about many things in society. È facile infatti essere dipendenti dagli uomini, non esercitare controllo sulle proprie azioni nella società. So I had to also debate and struggle this with women to change the mentality of women that they need to be independent in society and they need to have a job and start businesses and become leaders. Quindi si è trattato anche di fare un lavoro sulla mentalità delle donne per far loro capire che possono in realtà avere un ruolo nella società e possono diventare leader, possono
aprire attività, business per conto proprio, quindi basandosi sulla loro forza di volontà. Of course, at the beginning it was really hard, but now it's becoming way much better and I have lots of supporters from women in society. Adesso però le cose stanno migliorando e sono riuscita ad avere più un supporto maggiore da parte delle donne nella società. Another challenge is also men in the society, they don't want to give freedom to women. Un altro problema invece sono gli uomini che non vogliono concedere questa libertà alle donne. So for a woman to become leader in the society or if she wants to be a manager or a high position, for them it's a threat. Per loro il fatto che una donna possa raggiungere delle posizioni di potere, di controllo della società è una minaccia. So I had a struggle from all different genders in society and also from as well as like government. Quindi ho dovuto far fronte sia a questo problema appunto dei ruoli di genere nella società, ma anche mi sono dovuta difendere dal governo. But of course because my background is martial arts, I'm very stubborn. Ma dal momento che il mio background è nelle arti marziali sono una persona molto determinata. I don't care. E quindi non mi importa semplicemente. When I get a threat or I get somebody threatening me, I tell him, please make sure you're doing the best of this threat because I'm gonna hunt you down and attack you back legally. Quando qualcuno mi minaccia in realtà gli dico fai in modo che la tua sia una minaccia veramente fondata perché farò in modo di difendermi legalmente fino in fondo. So actually in the society to be if you want to change the society also as a woman you have to understand everything in that society. Perché se si vuole cambiare la società in quanto donna bisogna comprendere bene la società. You have to understand first the laws of the country. Bisogna conoscere anzitutto le leggi del paese in cui also, si vuole. The business laws of the country. Le leggi sul business, quindi le leggi economiche anche del paese. And you have to be always in track of changing the laws in the country, so in case you get sued, you don't feel that you were absent on this law. E bisogna sempre essere informati anche sugli aggiornamenti delle leggi nel paese che si vuole cambiare, perché nel momento in cui si viene denunciati bisogna essere pronti a rispondere subito. So that you have to be smart in society in order to change it. A prescindere dal genere bisogna essere intelligenti per cambiare una società. And of course you have to be a fighter. E ovviamente bisogna essere dei combattenti. Other than challenges and struggles we face, we also had so many great achievements. Ma al di là di tutte le difficoltà che abbiamo dovuto superare, abbiamo anche raggiunto dei buoni risultati. One of them, we won the first place at the Women in Business Global Award that was held at the United Nations in Geneva. Abbiamo vinto un premio alle Nazioni Unite, il primo premio anche, anzi, alle Nazioni Unite in un contest. In Geneva, United Nations. No, can you repeat the name of Women in Business Global Award. Donne nel business, insomma. Another recognition we got from President Barack Obama. Abbiamo anche ottenuto un riconoscimento da parte del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. He invited us to the White House and he mentioned our work and Chief Fighter and he thanked us for the work. Siamo stati invitati alla Casa Bianca e Obama ci ha ricevuti e ci ha ringraziati per il lavoro che abbiamo svolto con Chief Fighter. Another thing also, we also partner with different organizations like in Pontepère to train refugees in different areas. Abbiamo anche sviluppato degli accordi con delle organizzazioni non governative come Pontepère per fornire questi training anche ai rifugiati nei campi profughi. So we train in the refugee area and we train trainers in order for them to sustain the training in that area. Abbiamo operato anche nei campi profughi, in particolare allenando soprattutto gli operatori delle ONG che poi a loro volta hanno in qualche modo diffuso anche quello che noi insegnavamo. So Chief Fighter system is not only for people who can afford to pay it, it's also for people who can't afford to pay for the training. Chief Fighter è un progetto che riguarda non soltanto quelli che hanno i mezzi per poterlo pagare, ma anche quelli che non ce la fanno autonomamente. So also one of the stories we'd like to share with you is a girl who was training at Chief Fighter for 3 months. She was attacked in the elevator in her own building by a stranger. E voglio condividere adesso con voi questa storia. Una delle ragazze che ha fatto parte del progetto Chief Fighter è stata attaccata da un uomo in un ascensore. And when he attacked her, he wanted to rape her, but she started pushing him away from her because she couldn't breathe and she didn't think at that moment because she was in a panic.
E quando l'uomo l'ha attaccata, lei ha cercato di reagire, ma era stata presa dal panico, non riusciva a respirare. So there were so many noises because she was resisting and attacking back, so he escaped from the elevator. Ma è riuscita a farlo fuggire dall'ospedale, dall'ascensore, perché ha provocato anche un grande clamore, quindi l'uomo è fuggito. She got really angry and chased him to the street. E a quel punto però si è arrabbiata e l'ha inseguito fino in strada. So she asked some men to help her catch him. E ha chiesto anche l'aiuto di altri uomini per aiutarla a catturare l'uomo che aveva cercato di violentarla. And they caught him. E alla fine l'hanno anche preso. So she started punching him again on the face. E a quel punto ha cominciato a prenderlo a pugni in faccia in strada. Until he was crying and begging her to stop hitting him. Fino a che lui non ha cominciato a piangere e le ha chiesto per favore di smetterla di picchiarlo. So the police came and they took both to investigate. A quel punto la polizia è giunta sul posto e li ha presi entrambi, insomma. So she put charges against him for sexual assault and he put charges against her for beating him up in the street. E lei l'ha citato per abusi, appunto, per tentato stupro, mentre lui invece per averlo picchiato in strada. But she won the case and now he's in jail for 3 years for sexual assault. Ma alla fine lei ha vinto la causa e lui è finito in prigione per 3 anni, appunto, per tentato stupro. There are so many great stories that I can speak forever about how many girls have defended themselves just from a course in self-defense or just being in the training for so long. Potrei raccontarvi tantissime storie di donne che sono riuscite appunto a difendersi per aver partecipato al progetto She Fighter. So one of the cases also a woman was training about 1 year at She Fighter. In un altro caso, una donna che è stata da noi ha seguito il corso per un anno. And while she was walking home, there was somebody chasing her. And until he got really close to her, and he put his hand on her shoulder. E una volta stava tornando a casa e un uomo l'ha seguita e è riuscito ad avvicinarsi al punto da metterle una mano sulla spalla. So when she turned, I wanted to show it. So all she did is like this. Okay. So he escaped. So sometimes just a small action can show the other person that you are ready to fight. A certe volte una piccola azione può dimostrare alla persona che cerca appunto di fare del male che tu sei pronta a rispondere. She told me I didn't think I just acted. I wanted to beat him up because he was going to fight with me. E lei mi ha detto che non ha veramente pensato a quello che stava facendo, ha semplicemente reagito perché voleva difendersi appunto dalla violenza dell'uomo. And there are so many also stories about harassment and girls beating up different men in the street. E ci sono tantissime altre storie di tentativi di stupro, di molestia che vengono appunto in cui le donne reagiscono. But always we highlight that women are victim all the time. Ma spesso prevale la retorica delle donne vittime di questi abusi. But women are not victim. Ma in realtà le donne non sono vittime. They're actually more powerful, but they don't know that because they are not really well trained. In realtà le donne hanno la forza, ma non sanno di averla perché nessuno gli insegna a tirarla fuori. If you get inside a training room and you start training, you see how much strength you have in your body. In realtà quando si entra appunto in una palestra e si comincia a seguire questi corsi, le donne realizzano di avere questa forza dentro di loro. But of course all women think, you know, we are really weak. And we can do it. Ma le donne sono abituate a pensare di non potercela fare, di essere deboli, di non essere in grado di difendersi. That's because everybody wants you to feel that way and believe that way. Questo è perché tutti appunto dicono alle donne che non ce la possono fare, che non sono abbastanza forti. I have been fighting, I would say, all my life in martial arts and different things. Io ho lottato per tutta la mia vita in vari tipi di arti marziali. And I can see that women who are trained who has even more high self-confidence than women who are not really well trained. E ho visto con i miei occhi che le donne che si allenano e che combattono hanno una maggiore consapevolezza, una maggiore autostima delle donne che non si allenano. Even they start, even if they are shy, they transfer to become a person who wants to be a leader. E perfino le donne timide in realtà possono diventare donne con grandi aspirazioni. So it's all about changing the mindset in women and how they believe in themselves. When they start believing that they can do things and change things and become powerful, they will become powerful. Si tratta soprattutto di agire sulla mentalità delle donne, far loro capire che
si tratta appunto di tirare fuori la forza. E nel momento in cui lo si fa, però le donne riescono, lo riescono a fare. But if they feel that they are weak, then they will become weak. Ma se pensano di essere deboli, diventeranno deboli. So it's not even about trying to change the education in the society. Quindi non si tratta soltanto di cambiare l'educazione della società. Because education will not really help solve, I would say, like a small percent will not help solve violence. Perché non si riuscirà a fermare il problema della violenza nell'educazione, tramite l'educazione. But the thing that will solve violence is actually convincing and actually believing in girls since they were young that they can be whatever they want to be in the future and they can change things and become leaders. Quello che invece cambierà veramente sarà il cambiamento rispetto al problema della violenza, sarà agire sulle ragazze fino a quando sono piccole e cercare appunto di sviluppare in loro questa autoconsapevolezza che normalmente gli manca. When we stop talking to the girls the way we talk to the boys, then things will stop changing. Le cose cominceranno a cambiare quando parleremo alle ragazze così come parliamo ai ragazzi. But I mean, even if a man can be really highly educated, he can still harass a woman and he can still rape a woman. Un uomo particolarmente educato di un alto livello culturale può comunque fare violenza contro una donna. And we have seen it a lot with people who are really well educated as well in different universities that they actually harass some students. E questo succede tutte le volte che ragazze, ad esempio, dentro l'università compiono abusi sulle ragazze. So sometimes they say this country needs more education. Spesso si dice che i paesi, le società hanno bisogno di più educazione. But it's still happening in developing, in very in advanced countries as well. Ma gli abusi continuano ad accadere anche in società sviluppate, anche dal punto di vista culturale. It's not just happening in the third world countries, it's happening everywhere. Non succede soltanto nei paesi di sviluppo, succede dappertutto. So if we think about what's really the source of the problem, it's actually we don't raise the boys the way we raise the girls. Alla radice del problema c'è il fatto che noi non cresciamo, non educhiamo i bambini così come educhiamo le ragazze, le bambine. So the boys are raised to be more risk takers and they can try even if they fail. Ai ragazzi viene insegnato che possono prendersi rischi anche nel momento in cui falliscono. But the girls, before even they try, we tell them don't even try it because it's for boys. Ma alle ragazze diciamo di non provare nemmeno perché prendersi rischi è una cosa da ragazzi. Or we don't even push them hard if they fail to do it again. O non insegniamo loro a non arrendersi nel momento in cui le cose non vanno come si vorrebbe. We tell them don't do it, you're gonna hurt yourself, it's for boys, don't do this. Or diciamo loro semplicemente di non provare perché la cosa sicuramente fallirà e è una cosa da maschi. But if we start speaking to girls that they can do it and just get up and do it again and do it again and again and again, when they grow up, they know that life will just give them more challenges and they have to face these challenges. Ma se invece insegniamo alle ragazze a non mollare, non arrendersi anche quando le cose non vanno come dovrebbero andare, queste ragazze poi riusciranno a prendersi delle responsabilità maggiori nel corso della loro vita. So they will not feel sorry for themselves. Quindi non sentiranno la necessità di chiedere scusa per quello che sono. They will not say, you know, I'm not qualified for this. Non diranno che non sono abbastanza qualificate per una certa posizione. And they will not say, it's not my job, it's a man's job. E non diranno che questo non è un lavoro per donne, è un lavoro per uomini. Because we have raised them since they were young that this is totally normal for girls. Perché le abbiamo educate invece che questo, appunto, questo tipo di retorica è completamente normale per le donne, per le ragazze. For example, I noticed that in Jordan, for example, there's a high percent of women who are really well educated, finished PhD and master degrees. Ad esempio in Giordania la percentuale di donne che ottengono un dottorato o che hanno comunque un'educazione di alto livello è abbastanza alta. Who doesn't want to work? Ma molte di queste donne in realtà non vogliono lavorare. Even though they're highly educated. Anche se avrebbero i titoli appunto per ottenere grandi posizioni. So when I looked at the problem, it's a cultural problem. Quindi il problema dal mio punto di vista è culturale. When they were younger, they saw that they don't really have to work hard to get things. They can actually depend on men all their lives. Quando erano bambine hanno imparato che non avrebbero dovuto sforzarsi più di tanto nella vita perché avrebbero dovuto dipendere dagli uomini. So it's easy always to depend on men. E quindi gli viene detto che è facile e normale dipendere dagli uomini. You know, I don't have to fix my car, I can just give it to my brother, he will fix it.
ad esempio non devo riparare la mia macchina, tanto ci penserà mio fratello. I don't have to learn this because it's not for me, it's for maybe I will give it to my father. Non devo imparare alcune determinate cose perché tanto ci penserà mio padre. We have been raised all our lives to depend on men. Per tutta la nostra vita ci è stato insegnato a dipendere dagli uomini. So when they get to a certain age and they feel that they don't need to work, actually the society support them because they feel they don't have to work, they're women. Quindi quando ad una certa età si trovano a dover fare la scelta se lavorare o meno, in realtà la società gli dice che non c'è bisogno che lavorino, perché tanto è lavorare una cosa da uomini. And actually we faced this big problem because at SheFighter I hire 100% women. E io ho dovuto affrontare questo problema perché a SheFighter ho dato lavoro al 100% a donne. And most women they just want to quit when they get engaged. E molte donne quando si tratta di cominciare veramente a lavorare vogliono lasciare. But when you try to tell them keep your job and get engaged, you know, this is totally different things. Ma noi diciamo loro di continuare, di provarci, di continuare a lavorare. They will not listen to you even if you try to tell them it, you have to have a job beside your marriage. E non vorranno comunque ascoltarti anche se cerchi di far loro capire che avere un matrimonio e avere un lavoro sono due cose diverse. So it has been a big challenge for me hiring women. Quindi per me è stato molto difficile in realtà dare lavoro a donne. So I give it a thought. Quindi ci ho pensato. Thought a lot about it. Molto. To find a solution. Per trovare una soluzione. Because I can't complain for the rest of my life. Perché non posso continuare a lamentarsi per il resto della mia vita. So that's the society right now. Questo è come la società è adesso. What is the solution to hire women? E quindi qual è la soluzione per dare lavoro a più donne? So I decided to do a system and reduce the hours of their work. Quindi ho deciso di ridurre il numero delle loro ore lavorative. Hire multiple different women, but they do less hours. Quindi ho assunto più donne, ma con orari lavorativi più brevi. So they can come to work just two times a week. In modo tale che possano, ad esempio, venire al lavoro soltanto due volte alla settimana. Maximum 2-3 hours. Per massimo 2-3 ore. And this system has been really working well. E questo sistema ha funzionato molto bene. Because they can still keep the job that is really totally part-time job. Perché in questo modo possono continuare a lavorare con questo lavoro part-time. They can keep their social life. Possono mantenere la loro vita sociale. And they can do all the family things that they have to do. E possono anche occuparsi della loro famiglia. So it worked a lot with SheFighter and now we have more than 15 employees at the center. Questo sistema ha funzionato al punto che adesso abbiamo più di 15 impiegate donne a SheFighter. I mean, two people can do all the job, but I didn't do the system. In teoria due persone avrebbero potuto fare il lavoro necessario, ma ho deciso di non fare così. Because the society did not raise them to work hard. Perché la società non ha cresciuto queste ragazze per lavorare veramente. So whenever I expand to, let's say, another society, I have to adapt their system. E ogni volta che voglio esportare le mie attività in altre società, devo tenere conto anche della cultura locale. So, ad esempio adesso stiamo cercando di espanderci anche in Arabia Saudita. I'm sure they're lazy as well. E penso che anche lì le donne saranno piuttosto pigre. So we have to create a system to the HR. E quindi dovremmo cercare anche là di trovare un sistema per occupare più donne. So in if you want to make a change, you have to first to adopt to the system of the country and then make small changes. Se si vuole veramente agire un cambiamento, bisogna prima adattarsi alle condizioni che si trovano e poi cominciare con cambiamenti piccoli. When I started SheFighter, I thought it's just gonna be a self-defense studio. All'inizio, infatti, pensavo che SheFighter sarebbe stato semplicemente una palestra per autodifesa. But it became bigger than this. Ma è diventato molto più grande di così. It actually gave me experience in many fields. In realtà, ha dato esperienze in tanti diversi settori. Entrepreneurship, starting a business, finance, HR, marketing. Quindi imprenditorialità, come cominciare un business, relazioni pubbliche, tutta una serie di cose, appunto, non soltanto la palestra. And even I started speaking a little bit about politics and women. I don't know why. E anche, non so perché, ma mi sono cominciato a interessare anche della questione politica rispetto alle donne. So it has been an amazing journey for me to learn. È stato un viaggio meraviglioso in cui ho imparato tantissimo. I don't think if I just ever stayed at the university and tried to learn how to do a business,
I will do it the right way I'm doing it right now. E non penso che avrei sarei riuscita a raggiungere così tanto rimanendo dentro l'università, magari a seguire corsi di business. I would say experience helps a lot. Of course, education is really important, but experience comes in a really high degree. L'educazione è sicuramente molto importante, ma forse è ancora più importante l'esperienza. So, with education and experience, both can actually help you succeed in your business or project. Educazione e esperienza assieme fanno la differenza quando si vuole cercare appunto di realizzare un proprio progetto. But if you have an amazing project in your mind and you want to change the society or you don't want to change the society, it's up to you. You have to start the idea, even though, let's say, you didn't continue university. Ma quando si ha un progetto, anche se non si vuole necessariamente cambiare la società, questo non importa, bisogna comunque lanciarsi, bisogna cercare di realizzare questa idea, anche al di là dell'educazione. I know lots of people who keep postponing. They say, after my master's degree or after my PhD, I will start my project. Molte persone in realtà ritardano l'inizio appunto di questi progetti, di mettere in pratica questi progetti magari dopo un master o dopo un dottorato. I would say that's totally not right, because you have to start right now and then learn during the journey of the business. Io penso che sia invece più importante cominciare subito e poi imparare tramite l'esperienza. So PhD and master's is really important, but actually your journey in your business is actually can be even bigger than the university itself. Quello che fa la differenza in realtà è proprio l'esperienza che si fa durante il viaggio, durante l'attività, da quando si comincia l'attività, più addirittura di un master o un dottorato. I mean, I have finished bachelor degree, but all the students, even masters and PhD, they come do a research about my project. Io ho soltanto una laurea triennale, ma molti studenti di dottorato o di laurea magistrale vengono a studiare il mio progetto. Even in finance and accounting and auditing, I can answer all of them. Anche nel campo della finanza, per esempio, io comunque sono in grado di rispondergli. How did I learn? Experience. E com'è che ho imparato? Tramite l'esperienza. At some point I had also to lose lots of money to learn. A un certo punto anche ho dovuto perdere un sacco di soldi. Because I did lots of big mistakes. Perché ho fatto tantissimi errori nella conduzione del mio business. And I learned that there is some kind of also corruption in the government. E so che anche nel governo c'è un grande problema di corruzione. And they took lots of money from me. E sono riusciti a prendere molti soldi anche nel mio progetto. So through those failures I learned a lot how to talk to the system and talk to the government. Ma grazie a proprio questi errori ho imparato come interagire con il governo e con le istituzioni. I'm sure you're not gonna learn about that at university. E sono sicura che queste cose non si imparano all'università. But I mean, because I'm also educated, I'm actually excelling in my business and I'm advancing and franchising and expanding to different countries. Ma anche grazie alla mia educazione adesso sono stato in grado di raggiungere grandissimi risultati nel mio business, appunto da estendere la mia attività anche in altri paesi. That was just a short talk about business. I don't know why I jumped to business, but we can talk now about self-defense. So, do you think if we can maybe open it to discussion now? Okay. In realtà lei dovrebbe passare al tema dell'autodifesa più che al business. Inizialmente non voleva parlarne così tanto. Si può aprire la discussione se volete.